E cosa Gesù chiede a Pietro? Una cosa sola, di amare. Perché proprio perché il Papa ama Cristo, allora può pascere il greggio. Perché noi tutti, che siamo le pecore di questo greggio, siamo pascolo di Cristo. È Cristo che guida sempre la sua Chiesa e ha bisogno che il suo vicario, il vicario di Cristo interno, sia un tutt'uno con lui. Ecco perché mi chiede l'amore. Mi ami più di tutti, mi vuoi bene? E Pietro risponde, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Quale meraviglioso spettacolo abbiamo potuto noi ammirare durante la nostra vita, di papi davvero grandi, di papi davvero santi, che hanno amato intensamente il Signore Gesù. E da ultimo Francesco, su questa linea, da grande innamorato di Cristo. Certo, amare Cristo con tutto il cuore, con tutta l'anima, anche per il Papa, è difficile. Ecco perché continuamente ci chiede, pregate per me. E vengo allora alla seconda domanda. Cosa deve fare la Chiesa? Dice in modo molto bello nella prima lettura che mentre Pietro era in prigione una preghiera incessante saliva dalla chiesa al cielo per lui. E io ho ancora memoria viva di quel momento, era il 13 maggio di 39 anni fa, ci trovavamo in luogo. Era il giorno dell'attentato a San Giovanni Paolo II e ricordo proprio che l'arcivescovo commentò questa pagina degli anni dell'Apostolo e proprio questa incessante preghiera ci ha restituito San Giovanni Paolo. Sappiamo molto bene dal racconto dei testimoni che fu davvero tragico quel momento, con anche non pochi imprevisti. Eppure, io penso davvero, l'incessante preghiera della Chiesa in quel momento ha ottenuto la salvezza del Papa. Noi abbiamo questo di pregare per il Santo Padre e il Papa. Non dimenticando che ogni giorno, anche oggi, celebrando questa Eucaristia, la celebriamo in comunione con il Papa. E allora vengo all'ultima domanda. Che cosa non deve fare un cristiano? Un cristiano cattolico?
Riflettiamoci adesso. È un peccato grave, perché è un peccato contro l'unità della Chiesa. E chi sono io? E chi sei tu per dire che il Papa sbaglia? Non siamo nessuno. Il vicario di Cristo è lui, Pietro è lui. E abbiamo davvero il compito di ascoltare la sua parola e di seguire docilmente anche il suo magistero. Tra l'altro un magistero molto stimolante. Pensate al compito che Pietro, il Papa, durante questa pandemia ha assunto. Quale segno per credenti e non credenti è stato questo? Pure ancora dall'interno della Chiesa si osa ancora dire comunque. Ecco, cerchiamo davvero di non essere noi questi nuovi erodi che vanno appunto contro. E da ultimo, qual è il segreto che deve scorrere nella vita della Chiesa di tutti? È quello che ci ha pensato Paolo. Sufficiente grazia di Dio, sufficiente la grazia di Dio, ci basta la grazia di Dio per vivere questa piena, profonda comunione. Sono particolarmente grato al cardinale Angelo Scola, che ha scritto recentemente in una ristampa di un suo libro, dove con forza, con la forza di un uomo di chiesa, di un vescovo, di un cardinale, di un teologo, ha detto basta. Attacco alla figura del Papa. E sapete che uno degli sport preferiti che si è sempre verificato anche nella storia è sempre quello di contrapporre l'arcivescovo di Milano al vescovo di Roma. Lo fecero 100 anni fa, quando c'era il cardinale Andrea Carlo Ferrari contrapposto a San Pio X, sono tutti due santi adesso. Lo fecero con il cardinale Martini contrapponendo a San Giovanni Paolo II. Lo hanno fatto con Scola contrapponendo a Francesco. Ecco, proprio Scola che ci dice con forza, basta. Ecco, ascoltiamo loro davvero lo spirito e sperimentiamo dentro di noi, grazie appunto alla forza della grazia di Dio, alla forza dello Spirito, questa profonda unità che deve guidare e animare sempre la vita della Chiesa. Con questo segno chiarissimo di unità, che è il Santo Padre. Se qualcuno non ci sta, ci scopre. Se qualcuno non ci sta, vado a provare.